Guardate qua che meraviglia! Questa chiesa arroccata, sono quasi in frazione Chailaude, vado a vedere un'altra azienda. E ho conosciuto ieri il papà. Ho individuato la stalla, è molto ben mimetizzata, è di nuovo una wolf. Adesso vado a vedere. Guardate che meraviglia! Quasi sono le pecore fuori, ma dopo vengo a vederle. Ah, sono... Come già che ti chiami, che io... Io Donato. Donato, l'ho conosciuto ieri giù alla rassegna, abbiamo fatto un po' di festa, cantato. Ma te conoscevi Edward? Ma io conoscevo lì nessuno. Gontier che mi ha... quello che ti ha detto vai su da Donato. Ma non lo conoscevo mica, l'ho Ah, non lo conosciuto conosco. ieri, no. E poi ieri sera sono andato su da quel ragazzo là che ha fatto con la stalla nuova. Guarem, no? Tu da Ogallier? Quel ragazzo giovane. Ma sua c'è anche oggi, Remi, su lì c'è Sì, anche. sì. Lui fa formaggi, fa yogurt, cosa fa? Sì, formaggi, yogurt. Io non lo No, conosco. ancora neanche la stalla tutta piena, là la sta riempendo. Non è ancora piena. No. Bella stalla, dicono. Bella stalla, sì. E tante estate poi vai su in alpeggio, mi dicevi ieri, che 52 anni che fai Adesso alpeggio. 53, primo anno 70, avevo 9 anni. E come mai le mungiamano queste? Questa mi ha dato una mammella, aveva un problema alla Ah! mammella con la mastite, allora mi sono messo a mungere la mano, poi ho avuto un po' di problemi, un po' che, e adesso poi magari la mungo per nuovo, se no questa era più, forse adesso ha più che al latte di tutte le mucche Non che si abbiamo. vede. Qua i vitelli, mangio con gioco lassù. Cosa? Tuo figlio in Piemonte le pecore? Mio figlio sì, Guarda. ma solo lascialo. Quest'anno mio figlio non gli ha dato una balla di fieno alle pecore. Sempre stato fuori. Sempre state fuori. Ma adesso ha piovuto un po' da poco. No, ha iniziato, ma Poca roba. poco, poco. Ho visto che qua stanno bagnando i prati dappertutto, eh. Se c'è acqua. C'è pochissima, cioè forse ne hanno, gli altri ne hanno meno, ce n'è proprio pochissima. Dicono che domani dovrebbe piovere. Adesso provo a guardare. Dove stanno proprio tanta pioggia domani? Provo a Non guardare devi mettere. il meteo. Poi i cani mi controllano. Stanno anche irrigando già, ho visto un po' dappertutto. È anche secchissimo, anche loro non si ricordano un'annata del genere. Laggiù la chiesetta che ho visto prima. Adesso vado a vedere le pecore. Le pecore di Donato. Sono spaventate. Anche il cane fa colazione. Ah, io metto. Ciao!
Ho detto, mi fai correre. Freddo, ah. Cos'ha il secondo taglio, quel fieno lì? Sì. Si vede bello fine. Voilà, tutto a posto, che bello. Guardate che struttura futuristica questa qua della Wolf, e non si vede neanche dalla strada. Pietra, legna, questo è il fienile, una campata unica. Guardate che meraviglia. Ha tutti gli attrezzi da mungere. Adesso mi fai vedere quella nuova? Eh? Mi fai vedere quella nuova? Io l'ho già vista da fuori. Che spettacolo che è. C'è anche il capo. Ah, c'è il capo, buongiorno, buongiorno. Che spettacolo. Dai, capo, appunto. No, ma... Ecco qua, ho silenziato i rumori perché c'era la radio accesa e YouTube per il copyright mi bloccava parte del video.
Ho trovato il termometro, guardate lì, siamo a 4 gradi, è freschetta. Loro capiscono e stanno indietro. Che stanno indietro? Sì, sì, quando... Ha tutti i vitelli fuori, prendono già un po' d'aria. Guarda come salta quello là. Buon saluto Donato. Ciao! È stato un piacere, ci vediamo a qualche rassegna magari, il primo giù a Aosta. Qualche battaglia. Battaglia. Una battaglia, il 7 di agosto. Il 7 di agosto c'è qua? Eh beh, ciao, grazie dell'ospitalità, ciao ciao. Ciao. Ciao.